che cambia siamo noi. Urban Center è un'organizzazione no profit. Noi fondamentalmente nasciamo nel 2012. Gli Urban Center sono delle strutture, diciamo, di supporto al governo del territorio. Vedendo che la pubblica amministrazione qua non voleva realizzare l'Urban Center, abbiamo detto vabbè, ce lo facciamo da soli. E siamo appunto un'organizzazione che opera per generare cambiamento e miglioramento nei contesti territoriali e nelle organizzazioni. Lo facciamo principalmente attivando due leve, l'innovazione e la creatività, che mettiamo in campo su varie progettualità. Lavoriamo quindi su differenti ambiti, dalla comunicazione alla progettazione, tra virgolette in house, progetti che in un qualche modo ci inventiamo, decidiamo di realizzare, a progetti appunto anche per organizzazioni del terzo settore piuttosto che imprese e appunto pubblica amministrazione. Sono progetti che siano capaci di generare un impatto territoriale e siano anche capaci di generare sviluppo locale. Per farlo è evidente che andiamo su vari fronti. Spaziamo dagli arti alla creatività e quindi facciamo dei progetti legati proprio alla rigenerazione territoriale, alla rigenerazione urbana, intervenendo proprio fisicamente sui luoghi della città e sugli spazi, ma lo facciamo anche attraverso un progetto che è nato nel 2016 che si chiama Home, della creazione di un network di artisti legati alle arti visive che in un qualche modo vogliono contaminarsi, vogliono incontrarsi, vogliono ideare anche dei contenuti artistici nuovi e che poi vivono all'interno di degli spazi. Gli spazi è un'altra nostra linea d'azione. Noi dal 2016 gestiamo il co-working e spazio creativo Artaruga, all'interno del quale ci troviamo. L'altro, ovviamente, sul fronte spazi stiamo iniziando anche a prestare la nostra capacità di attiva e di consulenza anche alle pubbliche amministrazioni o ai privati che vogliono riattivare degli spazi inutilizzati, e sono tantissimi, lo sappiamo, nelle nostre città e nei nostri territori, e vogliono creare fondamentalmente anche degli ecosistemi collaborativi. Questo è un po' il nostro obiettivo primario, cioè mettere sotto un unico tetto anche funzioni diverse, appunto, realtà diverse che vivano uno stesso luogo. Urban Center è proprio un'organizzazione che vuole creare attraverso i suoi progetti, attraverso le sue azioni, l'incontro tra più realtà che spesso non si parlano, che spesso non comunicano e che hanno bisogno invece di entrare in interazione. E questo lo facciamo sia attraverso il festival che annualmente organizziamo, anche Smart Cityness, ma anche attraverso altri progetti come Ecosistema Impresa, che invece è più legato proprio specificamente al mondo dell'impresa. Quindi il nostro fondamentalmente è una parte da un concetto molto semplice, che oggi, soprattutto in questo scenario di grande evoluzione che stiamo vivendo dalla nostra società contemporanea, c'è bisogno sicuramente di reti, perché le reti fanno bene al singolo, sono funzionali diciamo al singolo, ma sono poi funzionali anche allo sviluppo locale dei sistemi. Quindi ecco che la capacità di mettere in connessione professionisti piuttosto che imprese e istituzioni è un po' uno dei nostri obiettivi principali appunto di Urban Center. Smart Cityness è il festival di Urban Center, diciamo così, è il festival che nasce ormai parecchi anni fa. Nel 2018 si terrà la quinta edizione. Nacque un format che non si limitasse però, come dire, a parlare di Smart City in senso tecnologico. In realtà quello su cui noi abbiamo puntato da subito era parlare di città intelligenti e di territori intelligenti, così si è evoluto anche negli anni, anche parlando di innovazione sociale, di innovazione culturale, di qualità della vita, entrando invece in un'ottica dove parlare di territori intelligenti e collaborativi, questa è un po' la chiave, portiamo non solo momenti di approfondimento tecnico e appunto specialistico, come può essere il workshop sull'energia piuttosto che sulla mobilità o altro, ma anche conferenze che abbiano un taglio molto più culturale. Ovviamente in un festival come Smart Cities non può mancare l'arte, anzi rappresenta quel fil rouge che connette gli spazi del festival, ma che dà anche un messaggio di bellezza e di qualità, perché crediamo che, insomma, i territori intelligenti e il miglioramento della qualità della vita passi anche per un miglioramento dei luoghi, passi anche per il bello. Tell
Italia che cambia, secondo me, è la realtà. Cioè, oggi Italia che cambia è quello che sta avvenendo. Vedo che stanno nascendo tante organizzazioni, tante esperienze virtuose, c'è tanta voglia di fare, nasce tanta progettualità. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.